Stanotte, a tradimento, senza alcun motivo, ti ho sognato. Lo so che non ci sei più da tanto tempo, ma per me eri ancora lì, affascinante, attraente, palestra dei nostri sogni proibiti da ragazzi. Come dite? Irriguardoso. Ma sto parlando del campetto dei preti, là dietro la parrocchia, quello che è nel cuore di tanti. Non c'è più, anzi, non ce ne sono più di quegli spazi che erano abitati dai sogni, dalle ambizioni, dai primi importanti impatti con la vita vera senza alcun ammortizzatore di oggi. Due canestri arrugginiti, senza retine, tre scalini ambiziosi e sgretolati per il pubblico e delle porte da calcio neanche la traccia. Ma tanto si sa, i pali sono le linee per terra della campana e la traversa è dove arriva saltando chi sta in porta. Più basso è il portiere, più la porta virtuale si stringe. In quel campetto si coltivavano sogni e si accedeva, senza preavviso, alle prime amarezze. Quando si capava, ad esempio, per scegliersi la squadra, la conta tra i capitani era Ponte Ponente, Ponte Pi, Tappeta Perugia. L'ansia di essere tra i primi scelti, la delusione quando invece finivi fra gli ultimi e la rabbia poi di dimostrare a tutti quanto si fossero sbagliati a non scegliermi subito. Che scuola di vita! In quel campetto ho parato tuffandomi e sbucciandomi le ginocchia sul cemento sbruzzoloso sotto il sole cocente d'estate che arroventava i ferri dei canestri e le cosce che arrossivano con dolore acuto quando, invece, il freddo pungente ed il vento lo abitavano nei mesi invernali. Lì ho anche segnato reti per me bellissime e storiche, ma solo per me. E ho fatto a botte, difeso il diritto dei più piccoli, prendendone tante, ma quante gliene dicevo. E poi si diventava amici per la pelle. Ma a casa c'era la giunta, perché nessuno dei due diceva «ho fatto a botte», ma c'era sempre una caduta dalla bicicletta a giustificare lividi e labbra rotte. Poi, qualche anno dopo, i torneucci in notturna, quando si sentivano i televisori dei palazzi attorno con Mike Buongiorno che esaltava la signora Longari mentre segnavamo la rete della vittoria, perché sì, si arrivava a 10, ma sul 9 pari ad 11 e così via. E vincemmo 15-13 quella finale che per noi era certamente prodomica alla nostra certa discesa a San Siro. Caro campetto, ora da una parte c'è una voragine, dall'altra un palazzo in costruzione e si vedono le fondamenta dei nostri sogni perduti, mentre analizzo lo stesso magone che provai alla lettura della conclusione dei ragazzi della Via Pal, con quel muratore che ora bestemmia, senza incorrere nelle due giornate di squalifica che padre Enzo combinava con annesso scapaccione a chi si lasciava andare un po' troppo a quella foga agonistica di cui non c'è più traccia ora nel mio cuore settantenne.